campo, per dire no al cemento e alla speculazione, per dire che Milano ha bisogno di spazi sociali, che la ricchezza dal basso costruito ogni giorno è qualcosa di prezioso per questa città. E se un'amministrazione miope non se ne rende conto, tanto peggio per loro, perché ogni spazio sgomberato, ad ogni spazio sgomberato seguirà un nuovo spazio liberato, come è stato per la zona autonoma Milano. Quest'oggi in piazza, per dire che questa Milano non ci piace, per dire che vogliamo un'altra città, una città solidale, che non ha bisogno di militari e telecamere, una città dove per la speculazione edilizia e il cemento non c'è posto, una città in cui i quartieri popolari non devono essere violentati dall'Expo e riempiti di grattacieli vuoti, che fanno soltanto bene a chi della crisi vuole guadagnare, vuole ancora fare soldi e speculazione, mentre la stiamo pagando tutti. Questa città costa troppo, oggi siamo in piazza per dirlo e attraverseremo le strade per comunicare questo. Dopo una lunga settimana di iniziative, verso le prossime, una nuova tappa, Reclaim Space, bambini a Milano. Tanti degli attivisti che oggi sono in corteo hanno fatto irruzione all'interno di un cantiere di Ligresti, all'interno del rasoio, l'ex Palazzo Milano Assicurazioni. In una quarantina di attivisti, appunto, siamo entrati dentro il simbolo della speculazione edilizia a Milano. Via Confalonieri è una sorta di ferita aperta per Milano. Via Confalonieri è una barricata. Da una parte c'è la Milano dell'Expo 2015, la città vetrina, l'emergenza sicurezza, il cemento armato che cresce in faccia delle case popolari che non vedono più la luce. Dall'altra parte ci sono appunto gli abitanti del quartiere, c'è la storia, c'è la memoria, c'è l'esigenza di verde pubblico, di spazi aperti, di piazze per i più giovani. Ci siamo noi al piano terra, col laboratorio Off Topic, ci sono le resistenze. Per questo motivo oggi, alle pendici di questi grattacieli, siamo saliti all'interno di questo cantiere abbandonato, di uno dei tre cantieri fallimentari dell'Expo 2015 della città vetrina, per ribadire che esiste a Milano un'opposizione, esiste a Milano una resistenza, e parte dagli spazi come i nostri, parte da occasioni come queste in cui dal basso si riafferma l'esigenza, il bisogno, l'urgenza, sono i luoghi delle interazioni, i luoghi della relazione, e sono non solo i luoghi del profitto. Siamo nel cuore in questo momento della finanza di tutto questo paese, una finanza che in Milano è impegnata in megaprogetti, è impegnata in City Life, è impegnata nell'isola, al quartiere Porto Nuovo, un nuovo quartiere che per il Fondo Sovrano del Qatar è semplicemente una diversificazione del proprio investimento. Sono altro, per noi sono la nostra vita e quello reclamiamo. Reclamiamo spazi fisici e politici. In piazza Duomo, davanti alla loggia dei mercanti, in una piazza grigia, in una piazza lasciata vuota, in una piazza che viene soltanto data ad eventi di mercato, come i concerti di Radio Italia.